Danger. 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 Oh yeah! Ciao ragazzi, oggi siamo in moneta realistica, modalità in cui avrete all'inizio 450 punti spawn e ogni vostro carro, a seconda della sua potenza, avrà un costo. Nel caso specifico, io vado a prendere il mio S4M utilizzando tutti i miei punti di spawn. Punti di spawn che durante la partita potrete guadagnare se sarete utili alla vostra squadra, mettendo a segno kill, assist e anche cappando. Una volta che avrete sufficienti punti, potrete, se uccisi, scegliere nuovamente se tornare in battaglia con un aereo o con un nuovo carro. Il tutto è vincolato dai punti che sarete riusciti a guadagnare. Fatta questa piccola premessa, siamo nella mappa di Mozdok, nei pressi del fiume Terek, ed il consiglio che posso darvi è, data la modalità di dominazione dove dovrete conquistare almeno 2 punti su 3 affinché i punti nemici calino, è quello di non andare assolutamente ad andare a conquistare il punto di Charlie, che come vedete nella minimappa si trova in H2, un punto abbastanza isolato rispetto ai punti di Bravo e Alfa. Il mio consiglio è quindi quello di andare o per Bravo o per Alfa, decidete voi quali. In questo caso io ho deciso di andare per il punto Alfa, perché secondo me offrirà maggiori possibilità di spottare i nemici. Nel mentre spottiamo un'artiglieria nemica che, come avete visto prima, non so a cosa stava sparando. Mi fa piacere che quel giocatore ci indichi la sua posizione in maniera così vistosa, magari più tardi lo ringrazieremo per questo. Qui intanto proviamo a prendere un po' la mira e di niente, ho provato il colpo della vita, ma è andato nel terreno e nient'altro. Siamo finalmente quasi giunti nei pressi di Alfa. Vediamo un po' se spottiamo qualche altro carro nemico. Così è. L'artiglieria di prima, di R5 se non mi sbaglio. Niente, si ritira prima che possiamo provare un nuovo tiro. Un nuovo tiro che proviamo su quel carro e sfortunatamente è troppo corto. Peccato, perché se l'avesse preso, non dico che l'avremmo distrutto, ma al 90% l'avremmo causati danni molto seri. Comunque non ci demoralizziamo e continuiamo la nostra corsa per il punto Alfa. Notiamo uno Yak Tiger, anche lui si defila non consentendoci un tiro. Qui vediamo un po' la situazione. Anche lì proviamo un tiro che non va, non ottiene i suoi frutti. Decidiamo quindi di andare finalmente e di avanzare senza paura ad andare a conquistare Alfa. Anche perché avere paura con questo carro che è estremamente corazzato, basti pensare che la corazza laterale di 160 mm e ho avuto modo, giocando questo carro anche la primissima partita, di subire e di resistere a dei tiri sparati in una distanza davvero minima. Ecco qui l'artiglieria di prima, intanto, che ci regala una kill davvero elementare. Basta semplicemente cliccare con il tasto sinistro e il cannone fa il lavoro sporco per noi. Qui studiamo un poco la situazione nel mentre catturiamo Alfa e decidiamo di andare a pizzicare quel Tiger di R5 che è nascosto al di là di questo dislivello, di queste pianure, di queste colline, vedete voi come definirle. E abbattiamo intanto qualche albero proprio perché vogliamo proprio distruggere tutto in questa partita. Ci sentiamo molto sicuro di noi, nonostante non abbiamo pezzi di ricambio, cingoli o robe del genere. Andiamo e avanziamo per cercare, ripeto, di stanare quel Tiger 2, Tiger 2 che sta per il momento combattendo con i nostri alleati che sono sulla nostra sinistra. Quindi secondo me quel giocatore
non si aspetta minimamente che tra poco li piomberemo a pochi centimetri di distanza. Vediamo un po' come reagirà. E qui un errore che secondo me parecchi giocatori fanno, soprattutto quando sono alla guida di cacciacarri, è di stare in modalità di cecchino anche durante la ricarica del proiettile. Secondo me la cosa giusta sarebbe quello di tornare alla visuale normale, così come vedete in questo momento, proprio perché per evitare, come sto facendo io in questo caso, un avvicinamento alquanto imbarazzante per quel giocatore, perché qui intanto avremo un tiro che lo grazia, non ottiene l'effetto desiderato. E qui vediamo un pochino se finalmente si accorge della nostra presenza. 3, 2, 1. Eh sì, ragazzo mio, siamo proprio a 1 centimetro da te. Qui cerchiamo di farlo girare usando la nostra potenza del motore e via. Abbiamo piazzato un colpo nella sua parte laterale a quella distanza, non aveva nessuna possibilità di salvarsi. Decidiamo di avanzare e cercare di uccidere e distruggere nuovi carri. Ragazzi, in questa partita mi sentivo, quando ho giocato davvero, mi sentivo tra virgolette invincibile. Non so, questo carro mi dà una sicurezza tale da, ripeto, affrontare nemici anche quali di Jagdtiger, che è un cannone estremamente distruttivo, mi sento davvero sicuro. Qui altro nemico, e qui siamo in una fase un po' di stallo. Io non ho depressione, lui non ha depressione né tiro. Decido quindi di indietreggiare e vediamo un po' se ci danno una mano i nostri alleati. E così è. Infatti, se notate, dietro di me ho praticamente un esercito che mirava in quella direzione. È stata quindi, diciamo, un assist, anche se non è ovviamente riportato nel gioco. È stato un assist per i nostri alleati. Qui un Tiger P che, come dicevo prima, sta in modalità cecchinaggio, non ci vede assolutamente e ci regala una kill facilissima. Dobbiamo cliccare come prima, nulla di più. Per il momento siamo primi, stiamo andando abbastanza bene e vediamo un po' se troviamo qualche altra vittima da mettere sotto. Eccolo qui, Tiger P. Proviamo qui, ragazzi, ero sicuro che non l'avrei distrutto, infatti cercavo di danneggiargli il cannone. Così non è, o il giocatore, nonostante il colpo che ha ricevuto, imperterrito, non accenna a nessuna manovra di una controffensiva, cioè non cerca neanche di girare la sua canna verso di noi. Noi ovviamente lo ringraziamo, andiamo con tutta la calma di questo mondo nel suo lato, prendiamo la mira, lui intanto continua a sparare davanti e gli piazziamo un'altra bella bomba nel suo carro. Qui subiamo a nostra volta un bel colpo dello Yak Tiger e siamo in una situazione abbastanza complicata. Prima di riparare il nostro carro, cerchiamo di angolare il più possibile in modo tale da formare, di mettere il carro sui 45 gradi, ecco, ma non sono 45, l'ideale sarebbe 45, per far sì che appunto i colpi che ci sparano gli Jaeger Tiger vengano assorbiti interamente dal nostro carro. Chiamiamo anche l'aiuto perché siamo in una situazione abbastanza complicata, non abbiamo tiro, dobbiamo semplicemente aspettare che il carro sia nuovamente riparato. Comunque, team nemico ormai messo alle corde, mancano pochi secondi alla vittoria. È stata una partita facile, ma questa facilità è dovuta, secondo me, dall'inesperienza dei giocatori nemici, che, ripeto, erano in modalità cecchinaggio e non ci hanno visto arrivare, e per questo noi ringraziamo e portiamo a casa. Di seguito vediamo i risultati post battaglia, vediamo un poco cosa siamo riusciti a guadagnare con questa partita in modalità realistica, con un guadagno del 150% di leoni.
che si trasformano in 16.800 leoni. Guadagno non eccessivo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo ad una prossima battaglia, sempre qui con Devi. Ciao ragazzi!